L'American Dream, il sogno americano, è ovviamente cambiato durante i secoli, pur restando sempre attuale perché l'immigrazione fa parte della società USA, ma ci sono regole da seguire. Andiamo a scoprirle. Siamo nello studio Salussolia and Associates con il cavalier Piero Salussolia e la dottoressa Federica Magni. Siamo a Miami Beach, lo studio si occupa di numerosissime pratiche, tra le quali anche quella attualmente forse ancora di più importante che è l'immigrazione. Cavaliere, ce ne può parlare? Certo, diciamo buongiorno. Diciamo che noi abbiamo tantissimi clienti sia europei che sudamericani, i quali quando vengono negli Stati Uniti la prima domanda che hanno è come possiamo entrare negli Stati Uniti e fermarci per un periodo più o meno lungo e poter lavorare. Diciamo che gli italiani sono molto fortunati sotto questo aspetto perché l'Italia ha firmato un trattato di commercio, amicizia e navigazione con gli Stati Uniti e sotto questo trattato i cittadini dei paesi contrattanti hanno il potere, hanno la possibilità di accedere ai visti E1 e E2. Anche molti paesi dell'America Latina hanno questo trattato e quindi non si applica soltanto agli europei, ma quanto diremo, quanto la dottoressa Magni dirà fra poco, si applica anche ai cittadini di questi altri paesi. Federica? Sì, buongiorno. Abbiamo due categorie quindi di visti, visto E1 per commercianti e visto E2 per investitori. Come abbiamo detto, sono tanti i paesi che possono partecipare al programma e che quindi possono, attraverso un investimento sostanziale, investire in un'attività già esistente o nuova negli Stati Uniti. Per investimento sostanziale intendiamo un investimento consigliabile che si aggiri attorno ai 150.000 dollari, anche con 120.000 dollari l'immigrazione può prendere in considerazione il progetto e ritenerlo idoneo. Uno dei principali vantaggi che questi tipi di visto garantiscono è quello di consentire sia all'applicante principale, ma anche alla sua famiglia, di poter risiedere negli Stati Uniti per il tempo concesso, che normalmente è appunto di 5 anni. Poi a discrezione dell'immigrazione se ridurre questo tempo. L'applicante principale potrà lavorare principalmente soltanto nella sua area di investimento, nella sua azienda di investimento, mentre il coniuge otterrà un regolare permesso di lavoro per lavorare in qualsiasi luogo. Un altro visto molto importante che appunto ritengo opportuno segnalare è quello dell'EB-5, che era chiamato il visto dei milionari. E consente agli investitori stranieri, e questo senza limiti di trattato, quindi a molti più paesi, di poter investire negli Stati Uniti e ricevere non solo la residenza permanente negli Stati Uniti, quindi la famosa green card. Ecco, no, io interrompo, chiedo scusa, volevo chiedere, con il cambio dell'amministrazione, con tutto quello che si è parlato, ecco, adesso è più difficile in assoluto avere un visto per entrare negli Stati Uniti. Ma dipende tutto dalla categoria. La categoria che abbiamo appena menzionato, quindi la categoria dei visti E, non è stata affatto toccata dai nuovi atteggiamenti del presidente americano. Mentre invece un visto che potrebbe essere definito un pochino più problematico e che prima si usava moltissimo, è il famoso visto H1B. Federica? Sì, questa tipologia di visto era molto utilizzata da chi aveva un'offerta di lavoro da parte di un'azienda americana. Tuttavia, non è illimitato il numero di visti che annualmente vengono rilasciati sotto questa categoria. Sono soltanto 65.000 visti più 20.000 visti per soggetti che sono altamente qualificati a livello, di educazione, quindi che hanno un master, un livello di studio post-universitario. L'anno scorso, quindi nel 2017, ma anche nel 2018, il numero delle domande presentate è stato di gran lunga superiore al numero di visti disponibili. Quest'anno si pensi che sono state circa 200.000 le domande presentate già dopo pochissimi giorni, dopo 4 giorni dall'apertura della sessione annuale, che è il 1° aprile di ogni anno. Anno scorso vi erano state oltre 230.000 domande, quindi vediamo che la domanda è molto superiore a quella che è la disponibilità di visti in questa categoria.